Sia lodato Gesù Cristo. Approfondiamo anche oggi, proprio ecco, in questo cammino pasquale, approfondiamo il mistero eucaristico, perché questo mistero ci mette proprio in contatto in maniera ecco, somma con Gesù risorto. E poi perché questo mistero ci fa risorgere pienamente, proprio con Cristo, a questa vita nuova, questa vita da risorti. Voglio far notare subito che l'Eucarestia realizza in noi, nella maniera più piena, quello che dice oggi la lettura breve. Avete sentito? Quello che poteva essere per me un guadagno l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Vedete, è l'Eucaristia che è la fonte di ogni grazia, che ci dona proprio questa sapienza, che ci porta appunto a, ecco, considerare una perdita quelle cose che possono essere, umanamente parlando, per noi un guadagno. Ci fanno mettere appunto da parte tutte queste cose e ci fanno camminare proprio sulla strada del Vangelo, perché noi perché possiamo conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze. Vedete che l'Eucarestia proprio ci immerge in Cristo, e più noi siamo aperti, più l'Eucarestia ci immerge nella partecipazione alla vita di Cristo, quindi anche alle sue sofferenze, e poi ci fa sperimentare la potenza della sua risurrezione. A questo riguardo, vedete, come dicevo altre volte, vedete che la vita da risorti di cui parla il Vangelo, di cui parla San Paolo, ecco, nella sua pienezza è una vita crocifissa, perché la vita da risorti ci deve portare a seguire Cristo in questo mondo, e Cristo in questo mondo ha vissuto, come abbiamo sempre detto, un continuo martirio, una continua croce, ma anche beatitudine. E come dice qui San Paolo, ecco, San Paolo, proprio guidato dallo Spirito Santo, guidato in certo modo proprio dal Cristo, no? Ecco, cercava di diventare conforme a Cristo nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Vedete, l'Eucarestia ci proprio realizza in pienezza tutto questo, capite? Cioè l'Eucarestia ci rende proprio pieni della sapienza della croce, perché possiamo conformarci in pienezza a Cristo nella morte, per poi risorgere con Lui. Ecco, vedete, l'Eucarestia non è un sacramento nel quale noi, diciamo, semplicemente, diciamo, riceviamo Dio e quindi che bello è. L'Eucarestia ci unisce alla passione di Cristo. In realtà, poi, ricevere Dio veramente significa essere, diventare partecipe della sua vita, evidentemente significa immergersi nella vita di Cristo, nella vita umana di Cristo. Quindi l'Eucarestia, vedete che ecco, è sacrificio di Cristo, unico sacrificio con il sacrificio della croce. Ecco, vedete, l'Eucarestia ci sacrifica, l'Eucarestia ci unisce a Cristo, ecco, nel mistero della passione. Più noi viviamo in profondità l'Eucarestia, più l'Eucarestia ci unisce in profondità a Cristo crocifisso. Più noi, ecco, vogliamo vivere bene l'Eucarestia, più ci dobbiamo immergere nel mistero della passione. Perché guardate che, rendiamocene conto, questa è una verità, no? Che noi, diciamo, capiamo anche guardandoci intorno, guardando le grandi sofferenze che devono patire i nostri fratelli in tante parti del mondo, guardando il martirio anche di tanti cristiani, no? Ecco, dobbiamo renderci conto di questo, cioè del fatto che la croce è piantata in certo modo nel cuore del mondo ed è piantata nel cuore della Chiesa. La croce è il mistero che, ecco, più, diciamo, mette, come ben potete capire, difficoltà per ciascuno di noi. La croce intesa non semplicemente come dolore fisico,
ma intesa proprio come, ecco, nostra profonda unione alla vita di Cristo nella santità e quindi anche nella espiazione dei peccati. Allora, vedete, dobbiamo renderci conto proprio che l'Eucarestia, più la viviamo in profondità, più ci immerge in questo mistero della croce. Ecco perché io vi parlo tante volte proprio della passione, della sapienza, della croce, eccetera, perché qui è tutto, qui è il centro di tutta la nostra vita, perché più noi entriamo in questo mistero con sapienza, come ripeto, con sapienza, perché innanzitutto bisogna, la croce vuole che noi evidentemente combattiamo il peccato, vuole che portiamo le croci che Dio ci manda, perché tante volte abbiamo croci che Dio ci manda, magari non vogliamo accettarle, magari vorremmo altre croci. Signore, vedete, appunto, vuole che noi sappiamo accettare le croci, accogliere le croci che Lui ci manda. Ecco, l'Eucarestia realizza tutto questo in noi. Ci proprio più, ecco, noi la viviamo in profondità, più l'Eucarestia ci immerge in questa vita da risorti, che è vita crocifissa. Ecco, allora oggi voglio un po' vedere meglio quello che dice il nostro autore che seguiamo per approfondire il mistero eucaristico. Ecco, le disposizioni per il santo sacrificio della messa. Allora, qualcuno, dice questo autore, ha detto che per celebrare o ascoltare degnamente una sola messa occorrerebbero tre eternità: una per prepararsi, un'altra per celebrarla e un'altra per fare il ringraziamento. Vedete? Perché l'Eucaristia ha un valore infinito, infinito. E allora ci vorrebbero tre eternità per prepararla, per viverla e poi per ringraziare Dio per questo dono straordinario che è l'Eucaristia. Comunque, le disposizioni migliori proprio per vivere bene l'Eucaristia, ecco, come ci indica questo autore, sono innanzitutto quelle esterne. Ecco, il sacerdote dovrà osservare le rubriche e le cerimonie stabilite dalla Chiesa, e il semplice fedele, ecco, è invitato a assistere alla Santa Messa in silenzio, in preghiera profonda, con rispetto e attenzione. Poi quelle più importanti sono quelle interne. La migliore di tutte è quella di identificarsi con Gesù Cristo che si immola sull'altare, offrendolo al Padre e offrendosi con Lui, in Lui e per Lui. Ecco, la nostra migliore, diciamo, disposizione è quella di identificarci con Cristo crocifisso. Vedete, quello che vi dicevo, no? Perché la croce è lo stesso sacrificio, cioè, scusate, l'Eucaristia è lo stesso sacrificio della croce. E più noi ci conformiamo a Cristo crocifisso, più noi viviamo bene l'Eucaristia, più traiamo grandi frutti dall'Eucaristia. Chiediamo al Signore che converta anche noi in pane per essere così a completa sua disposizione e a disposizione dei nostri fratelli mediante la carità. Ecco, più che convertirci in pane, il Signore ci vuole convertire in Cristo stesso. L'Eucaristia è deificazione, come quel pane diventa Cristo, Gesù vuole trasformare noi. Quindi, ecco, l'Eucaristia ci deve portare poi a vivere più in profondità il Vangelo, a seguire, ecco, in maniera più attenta Cristo sulla strada della croce. Uniamoci intimamente con Maria ai piedi della croce, con San Giovanni il discepolo prediletto, col sacerdote celebrante nuovo Cristo in terra. Ecco, bisogna, ecco, ascoltare la voce di questo esperto che ci sta dando delle belle indicazioni. Ecco, vivere l'Eucaristia bene, ecco, e anche unirsi con Maria ai piedi della croce. Però vedete che questo di unirsi con Maria ai piedi della croce va inteso in senso più profondo, cioè Maria si univa a Cristo, era unita a Cristo in profondità. Quindi unirsi a Maria sotto la croce non significa vedere Cristo che muore, ma dobbiamo salire con Cristo anche noi sulla croce, in certo modo, questo è il punto. Non bisogna rimanere sotto la croce, la Madonna era unita a Cristo e noi siamo chiamati nella messa proprio a salire con Lui sulla croce, con Maria, direi io. Bisogna salire sulla croce con Maria, che apparentemente era ai piedi di Cristo, ma in realtà era unita con Cristo sulla croce.
E la Madonna sulla croce, quanto ha sofferto, la Madonna quanto ha sofferto con Cristo crocifisso, quanto terribilmente ha sofferto. E allora, vedete, e poi quanto, vedete, quanto lo Spirito Santo ha fatto amare alla Madonna Santissima Dio sotto la croce, quanto ha fatto amare la Madonna Santissima anche le anime su quella croce. Vi ricordate che San Francesco, quando ebbe le stimmate, prima di avere le stimmate, aveva chiesto al Signore due cose: di sentire nel suo corpo l'amore di Cristo sulla croce e di sentire ugualmente nel suo corpo il dolore di Cristo crocifisso. E Dio gli accordò queste due grazie con appunto le stimmate, donandogli le stimmate. Allora, vedete, dobbiamo imparare a penetrare in profondità in questo mistero della Eucaristia, perché, ecco, uscendo dalla Santa Messa, vedete, noi dobbiamo essere giorno dopo giorno sempre più configurati a Cristo crocifisso, dobbiamo sempre più sradicare dalla nostra vita i peccati, dobbiamo sempre più nella nostra vita salire sulla strada della penitenza, dobbiamo sempre più nella nostra vita, ecco, conoscere il progetto di Dio su di noi e compierlo. Ecco, la nostra vita deve essere un continuo andare avanti in questa linea. Ma voi dite, ma come si fa? Innanzitutto preghiamo, preghiamo e chiediamo luce al Signore, e poi vedrete che tante cose, a parte che alcune cose già ve le ho dette, però vedete, questo cammino si fa proprio nell'umiltà, appoggiandosi totalmente a Dio, lasciandosi guidare da Dio, ecco, cercando la sua volontà appunto e seguendola giorno per giorno sempre di più, sempre di più. Ecco perché, vedete, quello che io vi dicevo tempo fa, l'importante è l'importanza dell'esame di coscienza, perché l'esame di coscienza fatto bene ci fa scoprire i nostri punti deboli più grandi. Quando noi scopriamo i più grandi nostri punti deboli, poi su quelli dobbiamo impegnarci per convertirci, per migliorarci su questi punti, e allora la nostra vita diventa una crescita. Poi si potrà arrivare a un punto che vediamo che la nostra vita è tutta molto forte e bisogna magari crescere proprio nell'aspetto della penitenza, e quindi, ecco, bisognerà dedicarsi di più veramente a mortificarsi, ecco, mortificarsi sia interiormente sia anche, ecco, per quanto riguarda, ecco, il nostro corpo, quindi la mortificazione esteriore e la mortificazione interiore. Però dobbiamo, vedete, dobbiamo tenere sotto controllo la nostra vita, ci vuole quel santo ordine nella vita spirituale, ci vuole quel santo ordine, come le persone divine, come tra le persone divine c'è un ordine santissimo, anche nella nostra vita ci deve essere questo santo ordine, che ci deve portare a esaminare la nostra vita, ci deve portare a vedere bene se stiamo andando avanti nella nostra vita spirituale o ci siamo fermati o stiamo andando addirittura indietro. Ricordiamoci che nella vita spirituale chi non va avanti va indietro. Quindi cerchiamo di fare l'esame di coscienza, sia quello, ecco, che si fa la sera generale, ma anche, ecco, direi proprio di vedere in concreto quali sono i nostri punti deboli più grandi e quindi fare l'esame particolare. Vi ricordo che Sant'Ignazio di Loyola, vedete, si esaminava ad ogni ora, ogni volta che suonava un orologio che appunto indicava lo scoccare di ogni ora, lui in quanto poteva si esaminava. L'Eucaristia, vedete, ci dà anche questa capacità di analizzarci frequentemente, di vedere in profondità la nostra vita, che l'Eucaristia ci porta a essere prudenti, ci porta a essere sapienti, ci porta a guardare noi stessi con gli occhi e nella luce di Dio. Ecco, allora continua questo autore: uniamoci a tutte le messe che si celebrano nel mondo intero. Ecco, pensiamo che nel mondo ogni giorno, perché non sappiamo gli orari in cui si celebrano, no? Però quante messe che si celebrano, e ogni messa ha un valore infinito, pensate un po' che potenza, no?
Che potenza straordinaria questa! Uniamoci a queste messe proprio perché abbiamo detto ieri sera, ecco, la potenza dell'Eucarestia, anche per ottenerci le grazie e poi per riparare i peccati, ecco, questa potenza entri profondamente nella nostra vita, ma anche quella del mondo possa essere cambiata da queste celebrazioni eucaristiche, il mondo possa essere veramente trasformato. Allora, come dice qui, è importante unirsi a tutte le messe che si celebrano nel mondo intero. È importante che noi abbiamo presente questa potenza straordinaria. Questo è molto bello, eh? Vi rendete conto quante messe si celebrano ogni giorno? Ogni messa ha un valore infinito. Pensate che potenza, cari fratelli, che potenza grande davanti a Dio. E noi lo dobbiamo sapere questo, dobbiamo pregare che queste messe abbiano una grande forza di conversione sulle anime, di riparazione dei peccati. Dobbiamo chiedere che queste messe veramente possano portare una trasformazione radicale del mondo. Ancora, non chiediamo, dice questo autore, non chiediamo mai nulla a Dio senza aggiungere come prezzo infinito della grazia che desideriamo. Signore, per il sangue adorabile di Gesù che qualche sacerdote in questo momento sta innalzando sulla terra. Pensate che bella questa preghiera, eh? Signore, ti chiedo questo per il sangue adorabile di Gesù che qualche sacerdote in questo momento sta innalzando sulla terra. Bella questa preghiera. Anche perché ci aiuta ad avere, ecco, un santo, diciamo, santo amore, santo rispetto del sacerdote, no? Perché veramente il Signore ovviamente si immola nell'Eucarestia, si offre nell'Eucarestia proprio per le mani del sacerdote. Allora questo ci aiuta ad avere più grande rispetto per il sacerdote, ma poi soprattutto ci aiuta a renderci conto della potenza straordinaria dell'Eucarestia, per la quale ci viene donato il sangue di Cristo, il suo corpo, sangue, anima e divinità. Quindi, vedete, quando noi celebriamo la messa, immergendoci in profonda preghiera, preparandola bene, poi vivendola così, come stiamo dicendo, ecco, trovando proprio modo per immergerci attraverso di essa nel mistero della passione, ebbene, vedete, noi possiamo trarre dall'Eucarestia grandi frutti di bene per noi e per il mondo intero. Per il mondo intero, come dicevamo ieri sera, più noi entriamo con disposizioni buone, sante, magari perfette nel mistero eucaristico, più l'Eucarestia rovescia nelle nostre anime, riversa le nostre anime fiumi di grazie, ma non soltanto in noi le rovescia, attenzione bene, attraverso di noi queste grazie in certo modo vanno nel mondo intero, si rovesciano e si riversano sul mondo intero. Vedete Padre Pio come viveva la Santa Messa? Ma attraverso di lui quante grazie arrivavano e si riversavano sul mondo intero? Pensate che cosa bella, no? E allora vedete, è importante proprio che noi ci immergiamo sempre meglio nella Santa Messa, che noi diamo sempre più spazio anche all'approfondimento dell'Eucarestia. Perché guardate, come io vi ho detto, gli apostoli lo hanno incontrato Cristo risorto, poi lo hanno pure mangiato, perché appunto hanno ricevuto il corpo di Cristo anche loro, ma noi possiamo proprio riceverlo dentro di noi, questo Cristo risorto, che ci, appunto, come ho detto ieri, l'Eucarestia, guardate, l'Eucarestia sapete che cosa fa? Venendo in noi l'Eucarestia ci apre anche a testimoniare la risurrezione, ad essere dei grandi apologeti, ad essere delle persone che appunto difendono Cristo, difendono la sua verità, sanno confutare le affermazioni contrarie, perché l'Eucarestia ci dona Dio. Vedete che, come dicevo oggi proprio, dicevo, guardate che la resurrezione da chi è conosciuta meglio di tutti? È da Dio, è Dio che conosce meglio di tutti la resurrezione, e poi Cristo stesso. Allora l'Eucarestia, unendoci a Cristo, unendoci a Dio, ci rende in certo modo i più potenti testimoni della resurrezione. Perché? Perché Dio viene a parlare in noi, perché Cristo viene a parlare attraverso di noi, perché l'Eucarestia ci trasforma in Dio,
ci trasforma in certo modo in Cristo, fa che Cristo venga a parlare in noi, venga ad agire in noi. Come dice San Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Vedete che potenza? Se noi facciamo veramente vivere Cristo nella nostra vita, ma sapete Lui come annuncia la risurrezione, la sua risurrezione? Come è capace di aprire la parola di Dio per farcela conoscere in profondità, anche la parola della risurrezione? Se noi facciamo vivere Dio in noi, ma sapete che anche se siamo magari persone, diciamo umanamente, molto, ecco, deboli a livello di sapienza, il Signore ci può riempire, ecco, della sua sapienza e ci può rendere, come dicevo, potenti anche nel confutare, ecco, gli attacchi contro la Chiesa, ci rende potenti per confutare le eresie. Vedete, l'Eucarestia veramente è una grande potenza proprio per essere non soltanto risorti nella vita, ma anche per essere testimoni della risurrezione. Vedete, nel Vangelo si dice che lo Spirito Santo è testimone della risurrezione, perché ci rende testimoni della risurrezione, che quando noi ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo è Lui che parla della risurrezione al mondo. E quindi anche se noi direttamente non l'abbiamo vista, in realtà lo Spirito Santo Lui la conosce bene, e quando parla attraverso di noi parla con quella precisione, con quella chiarezza che veramente apre il cuore delle persone a questa grande verità. Vedete? Signore, quando viene in noi nell'Eucarestia, ci rende veramente anche potenti, efficaci nel parlare delle sue cose, nel testimoniare le sue cose, in maniera veramente poderosa, in maniera veramente, ecco, invincibile. Ecco, allora ringraziamo il Signore che ci vuole far vivere sempre meglio l'Eucarestia, ci vuole rendere sempre più, ecco, immersi. Ci vuole immergere sempre più attraverso di essa nel mistero della passione, ma anche in quello della risurrezione. Concludiamo chiedendo alla Madonna che ci renda, ecco, sempre più, ecco, preghi per noi, perché il Signore attui sempre meglio nella nostra vita quello di cui abbiamo parlato proprio questa sera. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.